Direttore Minenga, quali sono i vantaggi di questo accordo che è stato siglato quest'oggi? Procura europea e Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli rappresentano una sinergia importante a tutela delle risorse proprie, quindi del bilancio dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il settore dei giochi, invece, il sottosegretario Freni ha fatto delle dichiarazioni negli scorsi giorni su quali saranno i punti cardine del prossimo riordino dei giochi. Secondo lei e l'agenzia, quali punti non dovrebbero mancare e quali linee dovrà tracciare questo riordino dei giochi? L'Agenzia, con una serie di open hearing, si è confrontata col settore. Oggi sul nostro sito web ci sono i punti chiave del riordino, condivisi con il sottosegretario Freni, e che prevedono una maggiore chiarezza dell'erogazione dei servizi del gioco pubblico e una più puntuale vigilanza a tutela della collettività. Che 2022 si aspetta per il settore dei giochi? Una ripartenza ancora più solida oppure ancora un po' di sofferenza dovuta alla pandemia? Sarà un anno difficile perché molti aspetti si incrociano, normative risalenti, stratificate, elementi che vanno riordinati, quindi un anno difficile, ma noi faremo il possibile per risolvere i problemi. Grazie mille.